mando un messaggio importante a tutti i nostri passeggeri, ai nostri viaggiatori, un messaggio di riconciliazione verso l'ambiente. È un'opera che ci dice che l'uomo è intimamente connesso con le altre specie animali e che bisogna aver cura l'un dell'altro e che c'è un equilibrio molto delicato, molto fragile che va preservato. È un messaggio altrimenti di attenzione all'ambiente, alla vita del pianeta, e fa parte dei messaggi del più ampio aspetto della sostenibilità, che è una linea portante naturalmente anche della strategia di ADR. È un impegno molto variegato, la sostenibilità vuol dire tante cose, vuol dire attenzione alle persone, attenzione allo sviluppo, attenzione dunque all'ambiente. Questo è un messaggio molto importante che portiamo qui, di cura verso il mare, verso la specie animale, verso la natura in generale. Naturalmente un pilastro importante, la nostra attenzione alla sostenibilità ambientale, si chiama decarbonizzazione, vuol dire lotta al cambiamento climatico, e in fronte ci siamo impegnati in prima linea in modo sempre più. L'aeroporto di Fiumicino ormai è una galleria per tutti quelli che vogliono conoscere l'arte italiana, non soltanto, sicuramente, quindi sempre più spazi dedicati alla cultura. Sempre più spazi, siamo appena all'inizio, così come l'Italia non è il paese più bello del mondo, ma è un paese unico semplicemente, quello che c'è in Italia non c'è altrove. Noi sentiamo l'opportunità e forse anche il dovere di essere un aeroporto, non semplicemente il miglior aeroporto per qualità d'Europa, cosa che è da vari anni, ma di essere un aeroporto unico. E quindi ai nostri passeggeri, ai nostri viaggiatori, che sono persone speciali, in un momento speciale, alla ricerca appunto di scoperta, con appetito di cultura, di conoscenza, bene, per questi viaggiatori noi diamo questi messaggi di cultura. C'è tanta esposizione artistica già oggi nel Molo Acro, della strada di Ostentica, nell'area in barco extra Schengen altre esposizioni di altri artisti, e qui e là insomma sempre più diciamo arte, sempre più cultura per i nostri passeggeri. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.